DJ set, live set, walk-in, mostre, talk, factory e degustazioni di prodotti tipici. Al via il Diorama Festival che si terrà dal 6 all'8 maggio all'Aurum di Pescara. L'evento sarà a ingresso gratuito ed è in programma dalle ore 15 alle ore 24. I Diorama erano delle riproduzioni in scala di ambientazioni paesaggistiche, naturalistiche, architettoniche che venivano esposte nei musei a scopi illustrativi, e quindi allo stesso modo Diorama Festival vuole costruire dei diorama in scala reale all'interno dei luoghi più suggestivi della nostra regione, per provare ad accendere una luce, per provare a riscoprire, in alcuni casi scoprire, i luoghi più suggestivi appunto della nostra regione. Arte e cultura insieme per rilanciare il territorio abruzzese, ma anche per raccontare storie che sono uniche e ripetibili. E Diorama accende l'estate pescarese dopo 2 anni di pandemia. Avremo tantissime sorprese, arriveremo a maggio con il Giro d'Italia e con il concerto del 14 a Piazza Salotto di Jimmy Sachs, per proseguire a giugno con Cartoon on the Bay, un evento internazionale che porterà a Pescara la RAI, che seguirà in diretta gli eventi che faranno parte del cartellone di Cartoon on the Bay. Avremo poi tantissime altre iniziative che a breve comunicheremo, passando dal Wheel of Fest che si farà nel mese di agosto fino ad arrivare al Festival d'Annunziano nel mese di settembre. Insomma, un'estate davvero con grandissimi nomi e grandissimi eventi nella nostra amata città. Diorama solo acceso, diciamo, il Festival dell'estate pescarese. Sì, è il primo evento in cartellone, siamo molto contenti perché è innovativo, diretto da un ragazzo giovane pescarese e che già ha avuto modo di fare il festival in altre località. È la prima volta che lo ospita Pescara, siamo molto orgogliosi e felici, e siete tutti invitati all'Aurum e partiamo con l'estate pescarese.